Buongiorno, scusate il rumore di sottofondo, ma credo ci sia il camioncino del ritiro della plastica che ha deciso di sostare qui per fare colazione, non lo so, però non so più dire. E comunque, oggi è giovedì, io stamattina, come sapete, avrei dovuto essere libera, andarmi a fare un bel giro al mercato. E invece no, mia cara. E perché praticamente la signora del primo piano, che è la mamma di quelli di Milano, di quelli di lei, non di tutti ovviamente, è andata via ieri, ritorna stasera. Quindi di conseguenza devo andare a dare da mangiare alla gatta. Ma ormai che ci sono, devo anche pulire, mi ha fatto un elenco di roba, i vetri, oltretutto oggi probabilmente pioverà, e stirare, e quindi non so, poi tutto il resto, insomma, spolverare, passare l'aspirapolvere su quegli 800.000 tappeti che ci sono, e tutto il resto, insomma, quindi non so quanto ci starò. E oggi pomeriggio ci devo tornare così per fare un po' di compagnia alla gatta. Quindi oggi va così. E oltretutto ho iniziato a fare l'orario dalle 8:30 a mezzogiorno e mezzo. Quindi questa settimana va così per via della gatta. Spero che dalla prossima settimana mi tolga il giovedì. Vediamo, vi farò sapere. Per quanto riguarda gli insetti, purtroppo sto ancora trovando in giro, allora, intanto quelli in bagno. Ne ho trovato uno qui ieri che svolazzava, era proprio uno di quelli che erano i croccantini, era proprio lui. E sempre uguale, identico, il giorno prima ne ho trovato uno in cucina. Ora, ringrazio la ragazza che mi ha consigliato BioKill o BioKill. Ho visto le recensioni su Amazon e sono veramente ottime. L'abbiamo ordinato in farmacia perché non avevo soldi sulla carta per ordinarlo su Amazon. E sono andata ad Arcaplanet perché ho visto che l'avevano anche ad Arcaplanet, ma l'avevano finito. L'ultimo lo avevano usato loro, chissà come mai. E quindi siamo andati in farmacia, non ce l'avevano, l'abbiamo ordinato. Ora, ieri Marco è passato a ritirarlo e invece di BioKill mi ha portato Clean Kill. Io lo volevo strozzare, vi giuro. Lui ha detto che lei, la farmacista, gli ha detto è lo stesso, è uguale, gli hanno solo cambiato nome. Io in realtà su Amazon avevo visto che c'era sia questo sia il Bio BioKill. Io spero che funzioni bene lo stesso. Anche perché l'ha pagato 17 euro, porca di una miseria. Niente, io bevo la mia cioccolata e comincio a svegliare Francesco perché ora la parte difficile della scuola è svegliarlo la mattina, veramente è dura. Spero che non piova perché mi sono dimenticata l'ombrello e mi sono anche dimenticata di farlo prendere a Francesco, sono veramente un genio. Presa dall'ansia dal primo giorno di scuola, qualcosa me la devo scordare. Fino a qualche giorno fa quest'ora la pineta era già piena di gente. Come potete vedere adesso non c'è nessuno. Mamma mia, che cambiamento. Però almeno posso chiacchierare con voi senza essere vista. Eccola qua, questa pestifera di una gatta. Che casino hai fatto, eh? Guarda là. Ma sei proprio una stronzetta. La cosa brutta è che devo anche stare sigillata dentro perché questa è una pazza. Dal balcone. Salta al balcone accanto e poi andrebbe oltre. La signora qui l'ha trovata più di una volta nel balcone accanto, ha dovuto chiamare la portinaia per fargli aprire la casa accanto per recuperarla, un casino. Quindi, per carità,
E mi hanno chiesto però di farlo uscire col guinzaglio qui sul balcone, appunto. E, vabbè, vedremo. Comunque ho un bel po' da fare qui e quindi iniziamo subito. Allora, è mezzogiorno e 5 minuti. Ho finito, devo portare giù 74 sacchetti di spazzatura e devo tornare oggi pomeriggio. Fare un po' di compagnia alla gatta, però il resto almeno l'ho fatto tutto stamattina e quindi niente, porto giù la spazzatura e vado a casa e forse non piove. Allora, eccomi a casa giusto in tempo perché 5 minuti dopo ho fatto un acquazzone, quindi è andata bene anche per Francesco che è tornato a casa un po' prima di me. Ora mangio qualcosa, poi faccio la doccia, tanto oggi vado là solo a stare col gatto, quindi non dovrò fare niente di faticoso. Sei già qui? Ciao! Ma ciao, vicina bella! Stavi dormendo? Anch'io sono. Ok, ora le metto la pettorina e la porto fuori qui sul terrazzo. Speriamo che faccia la brava. Ok, pronta? Andiamo. Non mi sembra che tu abbia molta voglia di uscire, però. Andiamo. Ieri siamo andati a fare la spesa alla Coop e praticamente ho detto a Marco scaliamo i punti per questa spesa e praticamente avevamo speso 50 euro, gli abbiamo detto appunto se ci sono dei punti toglili pure e li toglie e fa ok allora sono 5 euro. Porca miseria, è stata una bella soddisfazione uscire di lì con una spesa da 50 euro avendo speso solo 5 euro. Per questo la Coop è veramente la migliore secondo me con i punti. La Conad è una menata assurda perché ti scalano i punti, ogni tot punti c'è il bonus sconto di 5 euro che se non sbaglio non sono cumulabili, se non ricordo male. Puoi usarlo ogni tipo 25 euro di speso la volta successiva comunque. Invece lì quando vuoi ci sono dei punti, sì, toglili e ti fanno uno sconto immediato sulla spesa che stai facendo in quel momento. La gatta non è che mi sembra che avesse tutta questa voglia di uscire. Lei era preoccupata, no, poverina, tutto il giorno senza uscire, no. Questa dorme in piedi. No, allora ha trovato una piuma fuori. L'ha presa in bocca, è venuta in casa. Forse è convinta di aver preso un uccello, non lo so. E sono venuta a portarti fuori e tu vieni dentro. Niente, si è messa sul tappeto a giocare con la piuma. Che devo fare? La devo costringere ad andare fuori? Io mi sono messa comoda, la guardo. La cat sitter mi mancava, non l'avevo mai fatta finora. Non so se lasciarle la piuma, non vorrei che la signora avesse da ridire qualcosa sulla piuma. Però oggi si sta divertendo così tanto, poverina. Mi dispiace toglierla.
Aiuto, ciao. Destinazione? Paradiso. Paradiso per te, inferno per me. Appunto. Oh, no, quindi avrete capito già che se andiamo all'inferno andiamo? Andiamo a cambiare scarpe. A centro? A Decathlon. No, al centro commerciale. Vabbè, è fa parte del parco commerciale. Ma tanto entreremo solo a Decathlon, quindi. Prometti? Giuro. Non ci credo. Ma proprio. Allora, scarpe sostituite. Abbiamo preso queste qua. Perché mi guardi così? Come guarda? Che sono anche più belle, secondo me. Direi di sì. Vero? Costano 10 euro in più, però vabbè, li meritano. Abbiamo preso il 39, speriamo che vada bene. Salutino dal mare. Ammazzo, ci siamo preparati. C'è un po' di vento. Ok, a casa mi rifaccio una doccetta, metto il pigiama e mi metto a preparare la cena. Quindi vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.